Signori miei, siamo arrivati alla terza e ultima puntata di questo format che vi è piaciuto tantissimo. Di questo ne sono contento ed è proprio anche per questo motivo che vi chiedo di lasciare un mi piace. Cerchiamo di raggiungere i 1000 like per questo terzo episodio conclusivo della serie, che in realtà ne andrà ad aprire un'altra, ovviamente legata agli acquisti da parte della Juve. Grazie ai sondaggi siamo riusciti a capire cosa pensa il popolo juventino, comunque la maggior parte dei tifosi della Juventus che mi seguono su Instagram, quindi andate qui sotto in descrizione, seguitemi su Instagram, su Twitch, su Telegram, su Facebook, dove volete, tutti i link sono qui sotto in descrizione, per rimanere sempre aggiornati al 100% per tutto quello che accade nel mondo Juve e per tutte quelle che sono le mie opinioni e le mie considerazioni. Sono contentissimo di vedere tante interazioni da parte vostra e spero di averle anche in futuro per quanto riguarda gli acquisti. Tra l'altro sto preparando un video riassuntivo di quello che credo sarà il mercato della Juventus, non perdetevelo assolutamente, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Dopo questo piccolo spam iniziale direi che possiamo andare a vedere nel dettaglio che sono stati gli attaccanti e l'allenatore, perché ho messo anche Sarri all'interno di questo video, che l'anno prossimo dovranno rimanere in bianconero oppure cercarsi un'altra sistemazione. Partiamo da Bernardeschi, il 66% delle preferenze lo vede lontano a Torino, il 34% delle preferenze invece lo vede ancora in maglia bianconera. Stiamo parlando di 2801 voti per il vendiamo contro i 1422 per il teniamo. Non sono sorpreso da questa cosa, nel senso che Bernardeschi quest'anno sicuramente non ha fatto una grande stagione, l'anno scorso l'ha fatta solo per metà, quindi il popolo juventino inizia ad aver perso un po' la pazienza nei confronti di questo ragazzo. Io sono dell'idea che non verrà ceduto, perché comunque è stato fatto un investimento importante e se la Juventus non riuscirà a rientrare anche solo in minima parte di questo investimento, Bernardeschi rimarrà a Torino. Il problema di fondo è che Bernardeschi in questo momento non lo collochi praticamente in nessuna posizione se non quella di esterno di destra in un attacco 3. Abbiamo visto che come trequartista ha fatto molto molto male, come esterno ha fatto discretamente, ha fatto leggermente meglio rispetto al ruolo da tre quarti. Qualcuno lo ipotizza come mezzala di sinistra, Sarri lì l'ha provato per soltanto una partita, mi pare in Coppa Italia contro l'Udinese, troppo poco per capire se effettivamente Bernardeschi potrà essere un giocatore impiegato in quella zona di campo, in quella porzione di campo. Sicuramente non un giocatore di assoluto livello per quanto riguarda la Juve, secondo me è un'ottima riserva che probabilmente vedremo anche l'anno prossimo, ma di questo parleremo poi nel discorso legato al calciomercato generale. Anche io sono ovviamente per la cessione di Bernardeschi nel caso in cui dovesse arrivare un giocatore di livello più elevato, di un giocatore più forte per intenderci, ma credo che Bernardeschi farà un'altra stagione a Torino, non sono sorpreso del sondaggio. Ecco qua invece devo dire la verità, ho detto wow, davvero? Il 35% dei vendiamo contro il 65% dei teniamo con Douglas Costa? Piano, prima di linciarmi, sono d'accordo con voi, un giocatore straordinario, un giocatore fortissimo, un giocatore che così ce ne sono pochi al mondo, probabilmente è unico nel suo genere per il tipo di dribbling secco che ha nei primissimi metri, nell'allungo, tante cose, la tecnica, la volontà, la voglia, la forza di Douglas Costa, è un giocatore forte, veramente forte, tra i top al mondo per quello che sa fare nel suo ruolo. Il problema è che non ce l'abbiamo mai a disposizione, mai. L'abbiamo preso nello stesso anno di Bernardeschi, l'abbiamo pagato la stessa cifra di Bernardeschi, Bernardeschi l'ha avuto molto più a disposizione, probabilmente è stato più determinante, nel senso che ovviamente quando ha giocato può aver fatto meglio, poi ha fatto anche tanto peggio. Douglas Costa veramente non ce l'hai mai e mi dispiace tantissimo dire una roba del genere, ma io non credo che la Juventus possa permettersi Douglas Costa nella rosa per la stagione successiva, proprio perché non ha mai giocato quest'anno se non poche partite. Punto fermo di Sarri, perché quando c'è stato Douglas Costa si è sempre fatto 4-3-3, quando non c'è Douglas Costa si fa 4-3-1-2, quindi Douglas Costa vero e proprio ago della bilancia del modulo di Sarri, ma non credo che la Juve possa permettersi di pagargli uno stipendio così elevato dopo tanti anni di infortuni uno dietro l'altro, perché è già il secondo anno di fila che succede questo. Il primo è anche andato bene, poi è stato un disastro, un calvario, l'apoteosi. Anch'io vorrei schierarmi nei 2904 che hanno detto teniamolo, e quei 1556 che hanno detto vendiamo probabilmente la pensano come me. Mi piacerebbe poter dire ma sono sicuro che un altro anno glielo si può dare e sarà magari un giocatore diverso, ma quando sei così cronico con gli infortuni, stesso discorso che abbiamo fatto per Khedira, diventa complicato poter contare su di te. Quindi o sei un giocatore poco importante nella rosa della Juve, nel senso che hai tanti ricambi che fanno quella cosa che fai te e quindi puoi permetterti di esserci e non esserci e puoi avere anche uno stipendio più basso,
ma in questo caso io credo veramente che la Juventus ci farà un pensierino e che lo sostituirà poi con Kulusevski, che si è già giudicata nel mercato invernale. Questa è la mia idea su Douglas Costa. Sarei sorpreso di vederlo ancora nella rosa della Juve l'anno prossimo. Poi io sarei il primo contento di vederlo e di vederlo giocare sempre, di vederlo finalmente integro e libero dagli infortuni. Questo però è un sondaggio che mi ha sorpreso, devo dire la verità. E poi c'è Paulino Dybala. Paulino Dybala che ha il 94% di preferenze per essere trattenuto in rosa e soltanto il 6% di vendiamo. E secondo me, vado a memoria, uno dei giocatori più alti nel teniamo, dovrebbe essere molto vicino a De Ligt, che mi pareva essere il 95%. Ora non ho controllato la panoramica, la faremo nel prossimo episodio, quello inerente anche agli ingressi. Però Dybala ovviamente è uno dei giocatori più amati, uno dei giocatori che ha fatto meglio, secondo me in assoluto il giocatore che fino alla pausa dovuta al Covid aveva fatto meglio quest'anno nella Juve. Assolutamente lo voglio tenere, assolutamente deve essere il nostro punto di partenza anche per l'anno prossimo. Sono delle due stupito da 260 persone che vogliono venderlo. Quelle 4.304 che lo vogliono tenere, secondo me sono lo specchio più puro e veritiero di quello che pensa il tifo bianconero riguardo a Paulo Dybala. Poi andremo a fare un discorso su quelle persone che vogliono vendere i giocatori, perché ci sono delle sorprese, ci sono delle talpe, ci sono degli infiltrati, ma sono assolutamente d'accordo. Da Dybala bisognerà ripartire, forse è il vero e proprio punto fermo dal quale ripartire già l'anno prossimo o addirittura in questo finale di stagione che dovrebbe iniziare a breve. Il Pipita, Gonzalo Higuaín, il grande acquisto dell'estate 2016, per il 77% dei votanti deve essere ceduto. Il 23% invece vuole tenerlo in rosa. Sono stupito? Assolutamente no, assolutamente no. È un discorso lungo e complicato e forse anche noioso, perché di solito quando si parla di calciomercato si vuole fantasticare, sognare, liberare l'immaginazione, liberare la fantasia, liberare la speranza di andare a migliorare una squadra. Questo discorso per quanto riguarda Higuaín me lo tengo per il video che sto preparando e che uscirà nei prossimi giorni, perché è veramente il punto focale del discorso. Higuaín, per quanto mi riguarda, è la cessione principe, la cessione su cui poi si muoverà di conseguenza domino tutto il mercato della Juve. Vi dico solo in anteprima, ma in tanti lo sanno già, sono d'accordo, è giusto cedere Higuaín a meno che, vi dico solo a meno che, perché su questo discorso poi veramente andremo a parlare, a spendere tantissime parole, sarà un video lunghissimo secondo me e vi invito a guardarlo, assolutamente sì. Per Higuaín parliamo di 3.499 vendiamo e 1.036 teniamo, quindi mi aggiungo ai 3.499, facciamo conto pari, siamo 3.500 che vogliono la cessione di Higuaín. Ma ricordatevi queste parole, a meno che, ok? Per Higuaín lascio veramente puntini di sospensione, voglio la suspense. Per Cristiano Ronaldo invece è curioso vedere quel 92% di teniamo e quell'8% di vendiamo. Dico curioso perché Dybala era 94%, quindi il dato che mi salta all'occhio è wow, più persone vorrebbero cedere Ronaldo piuttosto che Dybala. L'anno scorso probabilmente non era così, probabilmente il Luca di un anno fa non la pensava così, in questo momento sono d'accordo. È molto più incedibile Dybala di Cristiano Ronaldo, poi in realtà stiamo parlando di un grado di incedibilità veramente minimo nella differenza, perché li voglio tenere tutti e due, assolutamente. La Juve di domani deve ripartire da Dybala, Cristiano Ronaldo, perché sono i nostri gioielli là davanti, i giocatori più forti che abbiamo da schierare nel reparto offensivo. Però fa pensare questa cosa, no? Dybala più incedibile di Ronaldo è un concetto che wow. Inutile dire che sono d'accordo, 373 vendiamo, 4.254 teniamo e mi aggancio a quel discorso di prima degli infiltrati, delle spie, delle talpe. Perché vi dico questo? Perché in Cristiano Ronaldo, in quei 373 vendiamo, sono andato a vedere per curiosità e c'erano dei profili di influencer, di youtuber, di miei colleghi calcistici che hanno fatto i furbini e sono andati a votare il vendiamo. E ora, mi dispiace, dovrò fare nomi e cognomi e vi farò vedere gli screen delle votazioni del vendiamo per quanto riguarda Cristiano Ronaldo di queste persone. Quindi io vi invito a tartassarli nei loro video, nei loro direct, nei loro post su Instagram, dappertutto, e scrivere che sono stati dei furbini ma noi li abbiamo beccati. Avete capito di chi stiamo parlando? Sono due. Uno ti fa la Roma, uno ti fa l'Inter. Sono il non plus ultra di queste due squadre per quanto riguarda YouTube Italia. Un'idea ve la siete fatta? Andiamo a vedere. Eccolo lì, il nostro caro Seacwolf. Eccolo lì. Vendiamo. Lo volete la Roma, eh? Lo volete la Roma, Cristiano Ronaldo? E invece no, ce lo teniamo noi. Ha! Ed eccolo lì. Eccolo lì il nostro Luca Bomber 80. Eccolo lì il nostro Luca Mastrangelo. Lo volete all'Inter, eh? Volete togliercelo dalla Juventus? E invece no, lo teniamo alla facciaccia vostra.
Mastrangelo, Seawolf, alla facciaccia vostra. Non lavoriamo col favore delle tenebre. Scusate per questo breve siparietto, anche un po' di basso livello. Torniamo in topic e parliamo di Maurizio Sarri, perché questo ovviamente è un punto che non poteva mancare all'interno delle preferenze. Teniamo o cambiamo Sarri? Sono stupito, mi aspettavo tanti voti in più sul Sarri out. Invece sono contento di vedere che c'è molto equilibrio e addirittura sono contento di vedere che c'è il teniamo come maggior risultato. Ora, non pensiate che io sia totalmente contento di Sarri, perché questo non è vero, e andando a vedere anche i video dei post partita, delle pagelle così, ho sempre un po' condannato alcune scelte di Maurizio. Sono anche dell'idea che soltanto una stagione, per quello che gli è stato chiesto di fare, sia poco. Una sola stagione, tra l'altro, senza aver espresso volontà sul mercato. Quindi credo che sia giusto e doveroso lasciargli un altro anno per lavorare. Ma sarà l'ultimo anno, perché in due anni dovresti essere riuscito bene a passare ai giocatori tutte le tue idee, a condividere una strategia, un'ideologia. E ovviamente ti servono dei giocatori che rispondono ai determinati comandi che tu gli vuoi dare. Poi questa stagione è ancora tutta aperta. Siamo in competizione per tre coppe, praticamente. Scudetto, Coppa Italia, Champions League, ancora. Non sarà come tutti gli altri anni, lo sappiamo bene, è inutile stare qui a prenderci in giro. Lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions le possiamo vincere ancora tutte e tre, nessuna delle tre sarà come vincerla in una stagione normale. Dovessimo vincere la Champions saremmo tutti contenti, ma sarebbe ovviamente una Champions che, per quanto mi riguarda, non vale come le altre, perché ci sono state tanti meccanismi che hanno inquinato la validità di tutto quello che è accaduto. Però io sono d'accordo sul confermare Sarri per un'altra stagione, e qua lo dico, spero che sia una stagione normale e non più inquinata da tutto quello che è accaduto in questi mesi, perché ne ho piene le scatole di tutto quello che è accaduto per via del Covid. Basta, vi prego. 1967 cambiamo, 2572 teniamo. Sono forse stupito o forse no, sicuramente sono contento di vedere che in molti condividono la mia ideologia, e probabilmente vedremo Sarri sulla panchina di Juve anche l'anno prossimo, probabilmente, ancora una volta lo torno a dire, per via del Covid. Senza Covid, secondo me la Juventus sarebbe andata con decisione su un altro tipo di allenatore. Per via del Covid credo che sia anche un po' difficile cambiare adesso, sia una via impraticabile, quindi vedremo Sarri anche e soprattutto per questa cosa qua. E voi siete stati stupiti da queste valutazioni, da queste votazioni? Voi avete espresso la vostra volontà per l'attacco, per l'allenatore, per i difensori, per i centrocampisti, per i portieri? Se ancora non l'avete fatto, qui sopra nelle schede ci sono tutti i video precedenti, e qui sotto nei commenti invece potete scrivere tutto quello che volete e farmi capire come la pensate voi. Ora io farò uscire questo video e poi inizierò a lavorare molto molto intensamente su quell'altro che porterà via un bel po' di tempo, ma ahimè, bisogna dire le cose come stanno e bisogna ragionarci sopra. È il classico chi compra la Juve, ve lo dico io che faccio tutti gli anni. Quest'anno sarà diverso, avrà una struttura inedita per via di tante cose appunto che sono successe in queste settimane, in questi mesi, e che hanno cambiato completamente il modo di intendere il calcio. E vi ricordo che su Twitch, non dico tutti i giorni, ma tutti i giorni, vado in live per un'oretta e mezza, facciamo delle chiacchiere di mercato, facciamo tante altre cose un po' più leggere, facciamo di tutto. Se ancora non avete fatto, link qui sotto in descrizione, seguitemi, datemi una possibilità, poi se non vi piaccio, freccetta rossa, X rossa, si chiude tutto, amici come prima. Grazie ancora una volta per il like, per iscrizione al canale, per tutto il supporto che mi state dando, ci vediamo presto, ci vediamo molto presto, e ci saranno tante cose da dire, tantissime.